Quante volte vi siete trovati spaesati davanti ad uno scaffale pieno di bottiglie di spumante? Franciacorta o Prosecco? Certo, sono entrambi degli spumanti, ma hanno caratteristiche completamente diverse. Partiamo dal Franciacorta prodotto in provincia di Brescia con il metodo classico, quindi rifermentato in bottiglia. Ha un perlage fine, profumi legati alla panificazione, alla pasticceria e in generale è molto secco. Può essere conservato anche per qualche anno in cantina ed è perfetto su piatti di pesce anche importanti, come per esempio un tagliolino all'astice con un contà di castaldi. Mentre il prosecco è prodotto in Veneto e Friuli con il metodo Martinotti o Charmat, quindi rifermentato in autoclave. Gioca più sull'immediatezza, sulla piacevolezza di beva, con profumi prettamente floreali e fruttati ed è più dolce rispetto al Franciacorta. Proprio per questi motivi deve essere consumato nell'arco di un'annata ed è perfetto come aperitivo o con un sushi. Tra i miei preferiti c'è sicuramente quello di Bortolomeo.